Lara! Appena abbiamo sentito l'esplosione. Alex era ancora sulla nave. Devo dire che è sempre un effetto micidiale sulla gente. Allora cerca di starmi alla larga. Mangiamo, ok? Quei bastardi si sono tranquillizzati, ma è meglio non abbassare la guardia. Se devo morire in questo posto, morirò a pancia piena. Un uomo ha pur bisogno di mangiare. Finalmente un po' di ottimismo. Appena Reyes finirà con la barca, torneremo alla civiltà. Con una grande storia da raccontare. Parla per te. Io spero solo di dimenticare tutto. Salteremo con l'alta marea. No, non possiamo. Per favore, non ricominciare, Lara. Lara non è la sola a dire che siamo in trappola, Reyes. Mattias forse è impazzito, ma ne era davvero convinto. Io gliel'ho letto negli occhi. Crede che la resurrezione di Himiko sia la chiave per fuggire dall'isola. Sembra assurdo, lo so. Ma l'intera isola lo è. Le tempeste non sono naturali. Bisogna cominciare ad ammetterlo. È vero. Durante il naufragio dell'Endurance ho sentito una presenza maligna, tangibile. Quest'isola è maledetta. Dove vai? Sotto quella base sulla scogliera ci sono delle rovine. Là dentro c'è qualcosa con cui pensavano di controllare le tempeste. Devo indagare più a fondo. Appena pronti partiremo. Con o senza di te? Io non partirò senza di te.